stiamo muovendo tutti i fronti, sia per vedere se intervenire sulla sentenza con eventuali mezzi giuridici, stiamo muovendo in sede ANCI, ci muoveremo con il governo e con il Parlamento. Obiettivi sono inertizzazione degli effetti assolutamente ingiusti delle motivazioni della Corte dei Conti, eliminazione del debito storico perché è un'ingiustizia clamorosa, un debito di 40, 30, 20 anni fa di gestioni statali commissariali, quindi ci vuole lo stralcio del debito storico, qui c'è bisogno del Parlamento e del Governo, otterremo i risultati perché questa città è determinatissima, ho visto con i miei occhi passare quelle che potevano essere le vittime di una macelleria sociale che altri volevano far abbattere sulla nostra città, non lo consentiremo a nessuno, con la città unita, con tutti i napoletani compatti e con noi che siamo determinatissimi raggiungeremo una serie di obiettivi sui quali poi magari torneremo nel tecnico nei prossimi giorni, ma ci stiamo già muovendo, anzi ci siamo già mossi. Cosa manca perché Napoli possa avere dei trasporti pubblici funzionanti anche nei giorni rossi in calendario? Eliminare il debito storico. Sindaco, domani iniziano le consultazioni, si prevedono tempi lunghi per il governo, possono essere penalizzati gli enti locali? Auguri. Auguri al governo, gli enti locali sono stati già parecchio penalizzati e mi auguro che il nuovo governo metta al centro del proprio programma i diritti e i bisogni dei cittadini, le autonomie, i comuni piccoli e grandi, il mezzogiorno. Hanno cercato di far crollare istituzionalmente, politicamente, economicamente e socialmente la terza città d'Italia. E quando parlo di crollo mi riferisco esattamente al fatto che i trasporti non è che non ci potranno essere la sera e la notte, rischierebbero di non esserci proprio più, e insieme ai trasporti anche le politiche sociali, gli asili nido e una macelleria sociale senza precedenti. Questa è una cosa di inaccettabile. Noi siamo riusciti a fare un bilancio incredibile in condizioni proibitive, siamo orgogliosissimi e soddisfatti perché non c'è un piccolo taglio sociale, non c'è nessuna contrazione di nessun servizio, in via cautelativa abbiamo dovuto mettere dei beni ma non dei gioielli, e se riusciamo ad ottenere i risultati di cui ho parlato poc'anzi non ci sarà nemmeno necessità di vendere alcuni dei beni che abbiamo dovuto per ora mettere a garanzia, quindi siamo assolutamente soddisfatti. La città deve sapere che non solo il sindaco ma l'intera amministrazione comunale, nonostante l'attacco politico istituzionale che ha subito in questi mesi e nonostante le meteorite istituzionali del debito storico, ha fatto un bilancio da miracolo laico, voglio usare questo termine visto che l'abbiamo approvato proprio a Pasqua e siamo passati dalla crocifissione laica al miglior bilancio possibile da risurrezione laica che si poteva mettere in campo. Quindi davvero siamo, se prima eravamo determinati, oggi siamo carichi all'infinita potenza perché abbiamo raggiunto un risultato che anche io ho temuto di non riuscire a raggiungere. Il rischio era quello di dover o tagliare sul sociale, ed era una cosa inimmaginabile, o dover rinunciare a un servizio pubblico di rilevanza strategica della nostra città come ANM. Quindi adesso tutti al lavoro. Noi non abbiamo mai mollato, c'è bisogno adesso dell'attenzione di tutta la città, non di alcuni pezzi, perché se la città subisce un danno così ingiusto non è che è danneggiata una parte o è danneggiato il sindaco o è danneggiato qualche cittadino, è danneggiata l'intera città, tutti i suoi abitanti, e quindi quell'immagine gioiosa delle festività pasquali con tutte queste persone in città rischia di essere offuscata da un'ingiustizia che non è provocata dalle colpe dei napoletani o dalle colpe di questa amministrazione, ma di debiti storici che non ci appartengono, di cui non solo altri non si sono ancora fatti carico, ma ci vogliono anche far pagare gli effetti collaterali e le sanzioni. Guardate, è come avere la prova certa dell'innocenza di una persona e condannarla al carcere a vita. È una cosa sinceramente che è inaccettabile.